Mi sembra che allora potremmo dire, a partire dalle cose che avevamo detto su questo modo in cui è concepito il rapporto tra la potenza, l'altro, il possibile, il reale, eccetera, volevo facciare l'idea che, insomma, che ci sia nella nostra cultura una cosa che potremmo chiamare la macchina ontologico-politica, una macchina, diciamo, che funziona nella nostra cultura potentemente e che appunto si fonda proprio su una articolazione di queste due grandi categorie, la potenza e l'atto, il possibile e il reale, che poi nella tradizione della filosofia occidentale la dimensione della possibilità e della potenza è stata assimilata a quella che in filosofia si chiama l'essenza di qualcosa, mentre la dimensione dell'atto è stata identificata con l'esistenza, il fatto che qualcosa esista. Ecco, mi sembra che questa macchina è importante perché qui vedete come i concetti filosofici non è che vanno visti come un che di superiore in generale, però sono sempre concetti operativi che agiscono in una società. Per esempio, appunto, perché questa macchina fondata su questa articolazione di possibile e reale, essenza, esistenza, è così importante? Perché se non ci fosse questa macchina, la cultura occidentale, la società occidentale non avrebbe raggiunto la dimensione di potere che ha assunto. Cosa vuol dire questo? Se non ci fosse la differenza tra il possibile e il reale, pensateci bene, non sarebbe possibile governare gli esseri umani. Se non si potesse distinguere un momento del possibile dal momento della realizzazione, non sarebbe possibile fare piani, progetti, controlli. Cioè la funzione di governo delle azioni umane, degli uomini e delle cose, presuppone la possibilità di poter distinguere un possibile prima e una realizzazione dopo. No? Cioè, quindi non ci sarebbero controllo, piani, progetti, governo se non ci fosse questa. E l'altra parte, l'essenza e l'esistenza, cioè, è uguale, non ci sarebbe nata la potenza della scienza occidentale se noi come gli animali ci occupassimo soltanto dell'immediatamente esistente. No, noi invece ci poniamo questo problema, che cos'è questa cosa? Qui distinguiamo naturalmente la distinzione operativa, artificiale, il possibile reale, l'essenza di sé. E senza quella la scienza occidentale non avrebbe acquisito questo enorme potere, no? Quindi è proprio questa macchina che dobbiamo un po' interrogare, no? Ma anche perché mi sembra che oggi siamo giunti a un punto in cui questa macchina non funziona tanto, non mi sembra che sia questa macchina sia in crisi, no? E perché? Perché vediamo sempre più spesso che quello che sta avvenendo, per così dire, è che questa macchina che doveva governare il reale, conoscere il reale, si sta trasformando in una macchina che tende piuttosto a distruggere il reale e volendolo governare piuttosto che conoscerlo, sta appunto abdicando la funzione di conoscenza in nome di una funzione di governo. Mi sembra appunto che quello che vediamo è che questa macchina sta finendo per distruggere la realtà che voleva conoscere e governare. E che il concetto di realizzazione si sia proprio di fatto sostituito a quella di realtà. E mi sembra che questa macchina, quando dicevo prima questo ricorso dei poteri a queste categorie così estreme, sembrerebbe appunto che il potere teme di avere di fronte qualcosa di ingovernabile e per questo, per poterlo governare, è disposto a questa cosa così estrema come stabilire un terrore sanitario per poterlo governare. E adesso appunto, se per finire, per tornare a queste domande, ma allora cosa si potrebbe fare, pensare? Intanto mi sembrerebbe importante pensare diversamente, come già accennato, il concetto di possibilità e di potenza. Di pensare, per così dire,
una potenza anarchica. Adesso vi dico in che senso. Cioè, io preferisco usare sempre l'aggettivo anarchico e non il termine anarchia, sia per ovvie ragioni, perché l'anarchia ha dato luogo a tante contraddizioni, ma anche perché in generale io diffido dei sostantivi. Non so se purtroppo queste cose poi spesso non si insegnano all'università. La grammatica ha determinato la cultura occidentale. Noi chiamiamo i nomi sostantivi. Perché li chiamiamo sostantivi? Perché un grammatico del secondo secolo dopo Cristo, che si chiamava Bresciano, ha pensato di prendere la categoria aristotelica di usia, che senza esistenza e ha pensato, ecco, i nomi li chiamiamo sostantivi perché sono nel linguaggio ciò che corrisponde all'usia, alla sostanza. E io appunto diffido dei sostantivi, mi sembra più interessante un pensiero degli aggettivi e meglio ancora un pensiero degli avverbi. Per esempio mi sembra che i problemi filosofici si chiariscano molto se invece di pensare ad interrogarli come appunto una sostanza, interroghiamo come avverbi, per esempio il come. Com'è che qualcosa si dà? Non che cos'è, ma come si dà. Non che cosa dobbiamo fare, ma come dobbiamo farlo. Guardate, è più importante come dobbiamo farlo che cosa dobbiamo fare. Perché che cosa dobbiamo fare così investe in una serie di problemi infiniti, perché i sostantivi danno luogo a... Invece come dobbiamo fare, scorpetto, sì, poi magari però è un problema molto... Ecco, vabbè, quindi preferisco appunto l'idea di anarchico più che anarchia. Però appunto una potenza anarchica, una potenza anarchica, che cos'è? No? Etimologicamente è una potenza priva di potere. Ecco, quindi l'idea di una potenza anarchica però implica l'idea, che guardate che non è facile accettare, perché invece bisogna accettare, che abbiamo una potenza che non può mai avere la forma di un potere, cioè una potenza senza potere, una potenza impotente, per tornare a quel dire. Ecco, volevo fare qualche riflessione su come possiamo pensare concretamente una potenza senza potere. Come una potenza senza potere può essere più importante di una potenza che si vuole potente, diciamo. E guardate, prima dicevamo questo problema della potenza dell'atto nel pensiero occidentale, in Aristotele, il passaggio, come si passa da una potenza all'atto, dal possibile al reale, no? E per esempio, quando Aristotele si interroga su questo concetto di come si fa a passare dalla potenza all'atto, elabora questa categoria, che in greco si scrive una parola che è exis, che exis è il sostantivo del verbo eco, che significa avere. Infatti viene tradotta come abito, cioè com'è che noi possiamo avere la potenza? Questo è un problema che si pone Aristotele, no? E quindi cerca di pensare il modo, per esempio, com'è che l'architetto ha la sua potenza di costruire, com'è che lo scultore ha la sua potenza di costruire, com'è che il pianista ha la sua potenza di suonare il piano. Elabora questo concetto che secondo me è importante e ne ha l'abito, però appunto che significa avere l'abito di qualcosa. Per dirvi brevemente, poi questa idea aristotelica nel Medioevo viene elaborata nel senso di interpretare questo abito, questo modo in cui chi scolpisce ha l'arte di scultura, chi dipinge all'arte del... viene interpretata attraverso il concetto di virtus. Cioè, c'è questa definizione, no, nella teoria delle virtù, che non è una teoria soltanto morale, religiosa, no, diciamo, qui parliamo di filosofia, ed è importante oggi in cui il virtuale è così importante. La virtù viene intesa come un abito operativo, cioè ciò che permette a chi ha una potenza di passare all'atto. E non è un caso che i grandi violinisti, i grandi violinisti siano chiamati di virtuosi. Da pensare, sono chiamati virtuosi per via di questa teoria, che è appunto ciò che permette il passaggio, che permette al grande pianista di suonare, è che lui possiede questa virtù, questo abito operativo di passare.
E questa cosa poi viene elaborata nella filosofia, Descartes, eccetera, come l'idea che ci sia nella potenza una vis, una forza. La potenza contiene in sé una forza che permette di passare all'atto. E quindi allora Glenn Gould è colui che ha dentro il suo cervello, ha il sapere di suonare e poi ha una virtù, una vis, una forza che gli permette di passare all'atto. Ecco, volevo mettere in questione ancora una volta questa idea, fare una critica di questa idea della virtù e del virtuale, no? Perché tra l'altro, se ci pensate, questa idea che cos'è? L'idea della virtù è l'idea in fondo che sia possibile governare la propria potenza. Torniamo all'idea di governo. L'idea è che quindi chi è il grande pianista, colui che ha questo sapere, questa cosa, e ha poi il potere di governarlo, metterlo in atto o non metterlo in atto. Quindi un po' la virtù virtuale diventa appunto una specie di governo operativo della potenza. Ecco, invece questa idea di una potenza anarchica che io sono suggerito è un po' il contrario di questo, è che al contrario può veramente suonare chi non ha questo saper suonare. Quello che diceva, ricordate questo esempio di Kafka, del campione di moto che dice: guardate, io non so suonare per nuotare, non ho mai imparato. Capito? È un po' importante, no? Perché significa un po' rovesciare questo criterio, questa tradizione secondo cui la potenza è qualcosa che ha bisogno poi di un potere dentro di sé che permette di passare all'atto, e questo potere è detenuto da una persona, eccetera, eccetera. Ecco, di solito appunto quindi alla domanda, per esempio, posso scrivere? Si risponde sì, perché io so scrivere, quindi posso scrivere perché so scrivere, questa è un po' una risposta, no? Questa idea appunto di un sapere e di un abito, di una virtù contenuta in questo sapere, no? Poi invece io volevo un po' suggerire l'idea che non sono io che posso perché so scrivere, ma sono piuttosto la scrittura e il pensiero che diventano in me possibili. Non sono io che li governo. Cioè, veramente capace di un atto poetico non è una persona che detiene il potere poetico e a un certo punto, non si sa perché, decide di passare all'atto. Passa, cioè veramente compie un atto poetico colui che è senza potere di fronte alla propria potenza. Non so se riuscite a parlare quello che voglio dire, però secondo me è importante. Se lo chiedete a un poeta, lo capisce subito. Poeta è colui che può scrivere una poesia solo perché non sa prima scrivere una poesia. Il poeta, perché si parla di ispirazione? Perché c'è questo concetto dell'ispirazione, della musa? Perché il poeta concepisce il poetare come essere senza potere di fronte alla propria potenza di scrivere. Non avere il potere. Quelli che hanno il potere di scrivere sono gli scribacchini che riempiono dei loro romanzacci, l'orrenda editoria che inonda le librerie di libri completamente inutili. Quei pochi libri che meritano di essere letti sono stati scritti da qualcuno che non sapeva scrivere. Perché chi sa scrivere pretende di avere tutto un sistema di regole, che metto il tavolino e siccome mi hanno detto, l'editore mi ha detto che per avere successo devi mettere questo, devi mettere quest'altro, devi usare questo tipo di scrittura, periodi brevi, cioè, questo è quello che sa scrivere, no? Ecco, invece appunto chi compie un atto poetico, chi si pone senza, ci vuole una potenza anarchica, cioè è senza, accetta di essere senza potere di fronte alla propria potenza, no? Però questo appunto non è affatto strano, ma anche col fatto che appunto la nostra cultura è dominata da questa idea appunto invece di un primato del sapere.
c'è un testo, un frammento molto bello di Kierkegaard che si chiama Dialettica della comunicazione etica, che pone proprio questa cosa, dice: quello che ha rovinato, e voi pensate all'università, quello che ha rovinato la, il nostro pensiero moderno è che si è cercato di trasmettere come un sapere ciò che si poteva trasmettere solo come un potere. Esatto. Cioè si è voluto trasmettere il sapere qualcosa e non il potere. Questo testo insiste molto, no? Entra molto, fa vedere come appunto sia impossibile. Se io pretendo di trasmettere un sapere, in realtà non servo a nulla, avrei dovuto trasmettere un sapere, sto scambiando l'idea di sapere, di sapere con quella di potere. E questo in generale è un po' che proprio l'idea della modernità, se ci pensate. L'uomo antico, se dovessi dare una definizione, qual è la differenza tra l'uomo antico e l'uomo moderno? L'uomo antico è un uomo che può, l'uomo moderno è un uomo che sa e vuole. Sapete per esempio questa cosa curiosa che in greco non c'è il concetto di volontà? Che appunto loro non pensavano di poter agire come qualcosa che con un atto di volontà, la creazione di Dio che decide di creare il mondo, gli era assurda. E appunto l'uomo, il concetto per loro importante era la possibilità, il potere, ciò che posso fare, non ciò che so fare. E quindi questa importante idea, diciamo, perché anche la nostra università non va bene? La nostra università, tranne eccezioni, si fonda sull'idea che si tratti di trasmettere un sapere, ma non un potere. Quindi si trasmettono poi delle nozioni inerti, no? Naturalmente c'è qualcuno, vuol dire le eccezioni ci sono, c'è qualcuno che mentre trasmette qualcosa trasmette anche il potere di farlo. Però diciamo la concezione è quella, no? Come dire, c'è un sistema non di sapienti, ma di saccenti, dovremmo dire. Saccenti significa però uguale, sarebbe la stessa parola, solo che per fortuna si distinguono i saccenti dai sapienti. E questo è anche importante, perché è importante? Perché è anche un problema politico. Una delle, insomma, cose importanti che Michel Foucault ha fatto notare, e perché ne parla sempre tanto dei saperi, è l'importanza del rapporto tra sapere e potere nella nostra cultura. Il sapere è sempre legato a un potere, qui nel senso di poteri istituzionali, non del potere europeo. Nel senso di potere istituzionale. E appunto molti lavori di Foucault mostrano proprio come l'elaborazione di un sapere nella nostra cultura va sempre di pari passo con la strutturazione di una forma di dominio di potere corrispondente a questo sapere. Quindi appunto sono, come dire, sempre anche uno strumento di governo i saperi. E questo appunto è molto importante perché, per esempio, voi sapete chi era Majorana? Allora Majorana è un grandissimo fisico e matematico italiano, uno dei considerati il massimo, che nel 1900, che il 25 marzo 1938 scompare e non fu mai più trovato, né morto né vivo. Questo Majorana aveva scritto un testo, secondo me molto importante, sul rapporto tra la statistica e la probabilità, nelle scienze di cui si occupava, e però stranamente il governo sociale. Voi forse sapete, o non sapete, speriamo che lo sapete, che la fisica post-quantica, moderna, si fonda molto sulla statistica e la probabilità. Cioè uno dei punti cardine, diciamo, della fisica quantica è che noi non possiamo conoscere il reale, ma attraverso la statistica, il calcolo di probabilità, possiamo governarlo, intervenire con l'esperimento. In questo testo di Majorana dice proprio questo, appunto mette in guardia contro, come dire,
una scienza che diventa non un sistema di conoscenza del mondo, ma un sistema di governo del mondo. E se lasciamo appunto la scienza, la politica è un po' questo, appunto, no? Questi sistemi di sapere sono molto tesi appunto non a una conoscenza del mondo, ma a un governo del mondo. E oggi questo è evidente, no? Tutto incredibile, cioè come ci sia stata questa abdicazione della scienza, no? Incredibile, cioè gli scienziati attualmente dicono una cosa e il suo contrario, delle sciocchezze senza senso e delle cose sensate, delle follie inaudite senza nessuna base e delle cose invece. E come se appunto la scienza avesse abdicato al suo compito scientifico, perché le dicono, perché è importante governare il mondo, intervenire adesso, no? La funzione che ha avuto la scienza oggi, no? La scienza, queste commissioni di delinquenti che stanno lì, che sono problemi. Perché l'hanno fatto per rendere governabile la situazione, certo, per la conoscenza. Quindi appunto ecco questa idea, non so se avete capito un po' questa idea di una critica del sapere, no? Che è importante. E vabbè, tanto più, ciò che adesso ci diamo, tanto più proprio perché questa è la situazione, no? E tanto più oggi appunto mi sembra che la cosa da fare sia questa che abbiamo già evocato tante volte, quindi di creare all'interno di questa struttura una comunità che agisce con principi eventualmente altri, diversi, anche semplicemente resistenti. Perché appunto i paradigmi sono questi che ho cercato di delineare, quindi è importante in ognuno di questi ambiti agire con un principio, per esempio questa cosa del senso della potenza d'arte, che è importante, cioè capire che la potenza che abbiamo non la dobbiamo pensare come un potere di, ma proprio se l'accettiamo come priva di potere ci permetterà di agire. Ma un po' come dicevamo prima su questi concetti come società senza classe, rivoluzione, se li pensiamo come qualcosa che dobbiamo realizzare in atto, non producono il contrario. Se invece li manteniamo nella loro irrealizzabilità, proprio così ci permetterà di agire. Mi sembra appunto che una potenza anarchica ci permetterà di agire molto più che una potenza che cerchiamo invece di articolare con un sapere, con un'ipotesi. No, innanzitutto appunto dal punto di vista della, questo accenno alla temporalità, è chiaro che implica un altro tipo di temporalità, come ha detto del resto, no? Addirittura non solo, non è il domani, il ieri, il domani, io direi è l'altro ieri e il dopodomani, cioè la temporalità di questa cosa è non legata appunto a una preparazione da realizzare domani, ma a un dopodomani che è presente ora. Cioè quindi rompere l'idea di un processo lineare in cui prepariamo il domani, ma semmai prendere una lontananza e renderla presente qui e oggi. Quindi noi abbiamo l'altro ieri e il dopodomani devono essere presenti oggi. Quindi voglio dire, innanzitutto è vero che c'è quindi una temporalità diversa, perché se ci si mette sul piano soltanto di un tempo lineare omogeneo, quindi dobbiamo agire in questo tempo lineare omogeneo, poi cadiamo nell'idea di progetto, piano, controllo. E nel suo tempo però appunto è anche importante questa idea di concepire diversamente l'abito di una potenza, non come un possesso che la mia volontà decide, ma semmai come appunto non io posso scrivere perché so scrivere e decido di scrivere, ma la scrittura avviene in me eventualmente. E questo per la seconda. Dunque la prima era quella della... Allora, mezzo fine rispetto al Green Pass e vaccino, adesso abbiamo tutti e due, abbiamo due fini, cioè adesso sia il Green Pass sia il colloquio vaccinale sembrano essere due fini, due fini diversi probabilmente. Sì. Io quello che la Senata ho tentato di dire, anche la contraddizione, perché si è istituito un obbligo dopo che però si era esentato da ogni responsabilità le autorità che avevano prescritto il vaccino. Quindi, diciamo, prima era in un certo senso più coerente perché
rispondevano al fatto: ma non sei obbligato, quindi io posso togliermi la responsabilità perché tu non sei obbligato. Istituendo l'obbligo si è creata una mostruosità giuridica, cioè che tu sei obbligato, ma chi ti obbliga non è responsabile per i danni negativi che tu hai creato, eccetera. Quindi lì c'è proprio una contraddizione enorme. Quindi sono d'accordo, ma mi sembra che le categorie mezzo fine vengano usate da questi governi nel modo più grottesco, proprio, no? Perché tutto invertendole, confondendole, e fino a contraddirle, perché questo appunto è una contraddizione enorme, che sia obbligatorio un vaccino per il quale però tutti sono esentati da ogni responsabilità. Quindi se io muoio, solo se c'è nessun responsabile. Chiamo comunismo il movimento reale che abolisce lo Stato presente. Questo è Marx da qualche parte, quindi mi incuriosisce. Marx, ci sono tante cose anche contraddittorie. Direi però che questa visione si potrebbe inquadrare in quell'idea di non realizzare nell'atto qualcosa, ma considerarla fruttuosa solo quando resta in potenza. Sì, in un certo senso poi, voglio dire, il comunismo o c'è già in qualche modo, cioè deve essere in qualche modo presente. Noi dobbiamo cercare di capire la modalità di questa presenza. Perché appunto anche lì presenza e assenza sono concetti valori. No, ci sono vari modi in cui una cosa è presente e vari modi in cui una cosa manca. Non è che mancano semplicemente oppure sono presenti semplicemente. Quindi lì sarebbe da pensare in che modo le cose che cerchiamo, in questo caso del comunismo di Marx, sono presenti oggi. Solo se sono presenti oggi possiamo provare a fare una comunità, perché se non sono presenti dobbiamo fare tutto un piano, non ci riusciremo. Dobbiamo partire dal modo in cui sono presenti, in modo particolare, speciale, è la presenza entro riconosciuta giuridicamente oppure organizzata istituzionalmente, no? Però ci sono modalità di presenza per tutti, appunto il dissenso sovietico si basava su questo, appunto sul fatto che era presente qualcosa che veniva, però non era organizzato né giuridicamente né riconosciuto politicamente.